Due ex concorrenti del programma, uno della sesta edizione e una della quinta, si sono messi assieme. Non hanno trovato l'amore a matrimonio a prima vista, ma, in qualche modo, il programma li ha comunque uniti. Seppur a riflettori spenti, trattasi di Fabio Pronespolo e Giorgia Fantini. Entrambi hanno preso parte al format che tenta di unire al buio delle persone, conducendole anticipatamente all'altare degli esperti, dopo aver valutato caratteri, storie di vita e gusti, formano delle coppie che teoricamente dovrebbero durare nel tempo. Ma visto che l'amore non è una scienza, sovente capita che le relazioni architettate non vadano per il verso giusto. Fabio e Giorgia fanno parte di quei concorrenti che non hanno avuto storia lieto fine. Tuttavia si sono conosciuti dopo lo show e hanno deciso di allacciare una relazione. Pronespolo partecipò alla sesta edizione del programma mentre Giorgia lo anticipò di un anno, essendo stata una delle protagoniste della quinta stagione. Ebbene, oggi i due stanno assieme, sono usciti allo scoperto nelle scorse ore, attraverso un post divulgato su Instagram. L'occasione per dichiarare la nascita della Love Story è stato il compleanno di Pronespolo. In occasione delle 34 primavere dell'uomo, Giorgia ha scritto una dedica al miele che ha lasciato poco spazio a dubbi, la scintilla è scoccata. Anzi, è già fuoco di passione. Pronespolo nel programma si sposò con Clara Campagnola, nel corso della trasmissione crebbe l'intesa tanto che quando finì l'esperienza televisiva la coppia disse che non avrebbe smesso di frequentarsi. Tuttavia, a distanza di poco tempo, resero noto che la love story era scoppiata lasciando parecchio stupore nei fan. Simile esperienza l'ha vissuta la Pantini che a matrimonio a prima vista si ritrovò al fianco di Luca Cantiano. Anche in questo caso il feeling fu evidente tanto che la coppia fu la più amata della quinta edizione. Non solo, decise di viversi lontano dalle telecamere. Le cose però non andarono per il verso giusto e arrivò l'addio. Pure in tal frangente lo stupore dei telespettatori che seguirono la loro vicenda sul piccolo schermo non fu poco.